been a while since I saw that. Buongiorno a tutti ed essendo questa la prima diretta del 2022, auguro a tutti voi che ci ascoltate sulle onde di Radio Science un buon anno. E partiamo subito con la trasmissione, con le notizie. Tra le varie minacce all'economia c'è l'inflazione, che rischia di lasciare sul lastrico milioni di famiglie. C'è l'aumento dei prezzi dell'elettricità, l'approvvigionamento delle materie prime e soprattutto la possibilità di nuovi lockdown e restrizioni alle frontiere e tante altre cose che verranno avanti, ma per il momento soffermiamoci su questo. Sul versante dell'aumento del costo dell'elettricità leggiamo sulla Repubblica del 28 dicembre del 2021 queste cose. Il costo dell'elettricità sul mercato è salito del 280% dal gennaio 2021 e del 650% dal gennaio 2020, mentre il costo del gas naturale ha toccato solo una settimana fa il suo record storico, con una corsa del 670% negli ultimi 12 mesi. E l'articolo prosegue riportando le dichiarazioni delle associazioni dei consumatori, le quali hanno calcolato che il maggiore esborso per il 2020 per la famiglia tipo dovrebbe aggirarsi sui 770 euro l'anno, che sarebbero poi saliti a 1200 euro se l'intervento del governo, che è stato, ricordiamo, di ben 3,8 miliardi, fosse venuto meno. A questo salasso ci aggiungiamo l'inflazione, che a novembre era del 3,7% su base annua. Inflazione, ricordiamo, che un paio d'anni fa era tanto sperata dai nostri politici, soprattutto da Draghi quando era al governo della BCE. E lui in prima persona si era speso per far ripartire l'inflazione ed ora questa inflazione è altrettanto temuta. I già magri salari, quindi, tra aumenti e inflazione, perderanno ancora di più la loro funzione, che è quella di garantire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla propria famiglia. Ma l'aumento dei prezzi dell'energia in generale, dei gas in particolare, comporta pure l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, che sono fondamentali per la produzione agricola. Produzione agricola che vuol dire produzione di cibo, alimento fondamentale per vivere. C'è una ragione per questo aumento improvviso dei prezzi dei fertilizzanti, scriveva il quotidiano Il Sole 24 Ore online il 6 dicembre del 2021, che erano rimasti bassi e stabili per oltre un decennio. Le tensioni NATO sui mercati dell'energia e soprattutto su quello del gas naturale, infatti, la sintesi dei fertilizzanti agricoli basati sull'ammoniaca è caratterizzata da processi chimici energivori, in cui l'utilizzo del gas naturale la fa da padrona. Così il quotidiano del Sole 24 Ore online scriveva, dicevo, il 6 dicembre del 2021. Qui vi posto il link che la regia poi metterà sul sito. Ecco qua. Quindi potete leggervi questo articolo, è interessante. Leggendo tutto l'articolo potete quindi comprendere le conseguenze che l'inflazione avrà sulla produzione del cibo. Questo preoccupa soprattutto i paesi cosiddetti in via di sviluppo, ma pure quelli, fra virgolette, sviluppati, che comprano il cibo da quest'ultimi. Se la gente non ha da mangiare, si sposta e si sposta dove c'è cibo. Se noi occidentali abbiamo la possibilità di comperarci il cibo, la gente disperata verrà da noi. E quando la gente ha fame, non si ferma nemmeno con le cannonate. A questo aggiungiamo la notizia riportata dall'agenzia ANSA il 30 novembre del 2021, che dice:
In Italia, nei prossimi anni, tra i 4 e i 7 milioni di lavoratori e lavoratrici potrebbero essere sostituiti dalla tecnologia. Questa notizia è stata tratta dallo studio eseguito dall'Università di Trento e dice lo studio: lavoro quando le macchine fanno concorrenza alle persone. Prima stima per l'Italia dei rischi di automazione di 800 professioni. Dall'analisi risulta che nei prossimi anni nel paese tra i 4 e i 7 milioni di lavoratori e lavoratrici potrebbero essere sostituiti dalla tecnologia. Le donne sarebbero meno esposte a rimpiazzo perché impiegate in settori come la scuola d'infanzia, la cura, l'assistenza, in cui è meno elevato l'impiego di robot. Lo studio coinvolge il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento ed è stato pubblicato sulla rivista Stato e Mercato. Eccovi il link e potete leggervi tranquillamente questa notizia. Ricordo poi, fra l'altro, che per 2 anni lo Stato finanziava il superammortamento del 250% per l'industria 4.0, cioè che voleva dire, che ha voluto dire, l'inserimento di robot e di nuova tecnologia sui posti di lavoro. Non che sia male la tecnologia, anzi, dovrebbe essere però ad aiuto del lavoratore, delle persone, quindi dovrebbe essere di pari passo andare con una riduzione drastica dell'orario di lavoro, in modo tale da poter godere tutti di queste innovazioni. Con queste premesse possiamo immaginare che cosa ci aspetterà nel 2022. Mentre capitalisti e politici prendono tempo e rimandano l'adozione di misure drastiche per frenare la crescita di contagi, le curve salgono in maniera esponenziale, facendo presagire il peggio dal punto di vista sanitario. Pochi, purtroppo, oggi valutano l'impatto di ogni parola o rigo scritto sulla vita di ognuno di noi, sulla variante Omicron, descritta già a poche ore dall'annuncio da parte del Sudafrica come pericolosissima, è lecito dire che regni la confusione. Venga scritto a caratteri cubitali, tutto ciò che si afferma su di essa sono ipotesi personali, se non bugie volontarie, nulla si sa. E quello che ho citato è l'editoriale di Maria Rita Gismondi, che è una direttore della microbiologia della clinica e virologia del Sacco di Milano. Continua la Gismondi: teoricamente, se impedissimo al virus di circolare, eviteremmo le conseguenze sanitarie. Questa è però l'ottica esclusivamente epidemiologica, mentre i politici, sappiamo, aprono tutto e poi con le ultime questioni sulla quarantena ci sarà da vedere come funziona. Chiedo alla regia poi, fra l'altro, di inserire anche questo sull'editoriale. Ma i politici, per ragioni economiche, aprono tutto, si elimina la quarantena e si libera tutti. Noi abbiamo sempre sostenuto che l'economia e salute non possono convivere e si privilegia l'una oppure l'altra. Questi borghesi, rappresentanti del capitale, non possono che privilegiare la produzione a scapito della salute, nonostante sostengano il contrario. Per loro è più importante il PIL. In una società complessa come la nostra, le problematiche sono varie, però si collegano tra di loro, con inquinamento di terra, acqua, aria, disboscamento, allevamenti intensivi, natura stuprata. Sono tutte problematiche interconnesse tra loro, ma la causa è una sola, ed è il sistema di produzione capitalistico. Come Marx dice, il capitale non è una cosa, è un determinato rapporto sociale di produzione, proprio di una determinata formazione storica della società, che si rappresenta in una cosa
e conferisce a questa cosa uno specifico carattere sociale. Questo libro terzo del Capitale, capitolo 48, La formula trinitaria. Sempre poco letto questo libro del Capitale e che consiglio di leggere, o meglio studiare e capirne il significato soprattutto. E in queste pagine viene spiegato con chiarezza il rapporto sociale di produzione che c'è quando diciamo sistema di produzione capitalistico, quindi sfruttatori contro sfruttati. E specifica Marx bene scrivendo: il capitale sono i mezzi di produzione trasformati in capitale, che in sé non sono capitale più che siano denaro in sé per sé, oro e argento. Sono i mezzi di produzione monopolizzati da una determinata parte della società, i prodotti e le condizioni di attività della forza lavoro resi autonomi nei confronti della forza lavoro viva e grazie a questa opposizione personificati nel capitale. Quindi quando parliamo di capitale parliamo di questo. Questo è il capitale e di questo parliamo. Parliamo di mezzi di produzione monopolizzati da una parte determinata della società, cioè i capitalisti, e i suoi rappresentanti che chiamiamo borghesi e che siedono in Parlamento. Quindi, alla faccia dell'Union Sacrée, del messaggio dell'ultimo dell'anno del Presidente della Repubblica, che siamo tutti nella stessa barca, della coesione sociale, sempre sbandierata e sostenuta proprio dalla parte di chi detiene il monopolio dei mezzi di produzione, perché lo schiavo non deve ribellarsi mai, anzi deve essere solidale con lo sfruttatore, per battere la concorrenza, cioè per mantenere, per mandare sul lastrico altri sfruttati come loro. Per un capitalista che fallisce, decine e decine di operai soffrono. Se abbiamo ben chiaro questo, vediamo anche che chi oggi dice di essere il rappresentante dei lavoratori è un menzognero. Il suo ruolo oggi è quello di smussare e di tenere basso il conflitto sociale, di sedare i possibili scatti di rabbia dello sfruttato. Con queste basi economiche i borghesi non possono vedere e considerare la specie umana come una vera specie, come un tutt'uno con l'ambiente che vive, ma essa, cioè, viene suddivisa, parcellizzata e messa in concorrenza tra di essa, come d'altronde succede sul mercato, alla faccia del motto proletario di tutto il mondo unitevi. Una di queste interconnessioni problematiche, per esempio, che in Italia a causa dell'influenza aviaria sono stati abbattuti, pensate, 9 milioni di galline, tacchini e polli in centinaia di allevamenti. Insomma, anche se all'improvviso il coronavirus sparisse dal pianeta, rimarrebbero le cause materiali che hanno generato questa situazione, come detto prima. Secondo uno studio pubblicato sul server BioRxiv, la variante Omicron del virus è in grado di contagiare più facilmente i topi, con tutte le conseguenze di una circolazione incontrollata, con questo speciale serbatoio che sono i topi. Una semplice analisi dei fatti elencati ci spinge a dire che a gennaio molti nodi arriveranno al pettine. La crescente La crescita esponenziale del numero dei contagi può mandare in tilt gli ospedali per la cogestione dei reparti Covid. Ciò porterà a chiusure improvvisate seguite da altre improvvisate riaperture. La borghesia è una classe incapace di rovesciare la prassi, cioè essa non è capace di provvedere ed organizzare la vita di specie. La specie umana, ma sa solo
e questo sì, organizzare minuziosamente la produzione delle merci, merci che fa produrre alla classe lavoratrice e che per lei sono profitto, e l'attuale pandemia lo sta dimostrando chiaramente. In Italia non si tracciano più i positivi, non si prendono misure di distanziamento sociale, ma si lasciano aperti ristoranti, stadi, cinema, scuole, pollaio, musei e luoghi di lavoro. Regioni come la Lombardia, pur di restare in zona bianca, hanno pensato bene di aggirare le restrizioni, aumentando il numero di posti letto disponibili per i malati Covid. Eppure è significativo quanto è successo in un ristorante a Oslo, dove un super diffusore ha infettato tutti i commensali, il 96% dei quali, fra l'altro, erano vaccinati con due dosi. La società va verso soluzioni catastrofiche, perché invece di prevedere quali saranno le conseguenze della diffusione del contagio, lascia che tutto si risolva in maniera darwiniana, secondo una spietata selezione naturale. Come detto prima, ma vale la pena di ripeterlo, la borghesia non è capace di prevedere e provvedere alla vita di specie, in quanto per sua natura è suddivisa in compartimenti stagni e fa della concorrenza il suo principio. Molto chiaro quello che scrive l'amico fraterno di Karl Marx, Friedrich Engels, nel suo libro La situazione della classe operaia in Inghilterra in merito alla concorrenza, e scrive questo: la concorrenza è l'espressione più completa della guerra di tutti contro tutti che predomina nella moderna società borghese. Questa guerra, una guerra per la vita, per l'esistenza, per tutto, e perciò anche, in caso di necessità, una guerra di vita o di morte. Non sussiste soltanto tra le diverse classi della società, ma anche tra i singoli membri di queste classi. Ciascuno è di ostacolo all'altro e perciò ciascuno cerca di togliere di mezzo tutti coloro che gli sono d'ostacolo e di porsi al loro posto. Gli operai sono in concorrenza tra loro, così come le sono i borghesi tra di loro. Questa è la concorrenza. Non è il capitale a produrre coscientemente i nuovi patogeni per condurre un'offensiva contro il proletariato, che si sente dire da alcuni che si richiamano alla sinistra, comunisti. Quindi questa offensiva contro il proletariato per immobilizzarne l'azione, perché non protesti. Questo modo di produzione è invece responsabile di provocare crisi a profusione. La borghesia ha dimostrato di non saper controllare i fenomeni che genera, e non è da escludere una comune rovina delle classi in lotta, come affermano gli stessi Marx e Engels nel manifesto del Partito Comunista del 1848, e possiamo leggerlo su questo passo, e dice: liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una parola, oppressori e oppressi, sono sempre stati in contrasto tra di loro. Hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese, una lotta che finì sempre o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in lotta. La specie umana purtroppo è l'unica specie che si sta autoestinguendo sapendo di farlo e non fa nulla per impedirlo. Per adesso la classe dominante fa ciò che vuole, perché non ci sono risposte di classe all'altezza della situazione. Concludo rinnovando i miei auguri per il buon 2022 a tutti e invitandovi a seguirci sempre su queste onde di questa meravigliosa radio, Radio Sales, e chi volesse scrivermi o ritenere opportuno dirmi qualcosa, c'è l'indirizzo di posta elettronica il punto di Giovanni Sniaolin, tutto attaccato, @gmail.com.
adesso veramente finito, vi saluto e ciao a tutti, alla prossima.